Brigida. Sì, buongiorno a tutti, anche oggi siamo qui a luglio inoltrato. Fa caldo, in effetti. Siamo in palestra e c'è calore. Ah, ma benvenuto, sono le altre vabbè, perché qua chi è, ragazzi? Basta, raga, basta, lasciate tempare, ma andiamo in vacanza. Comunque sì, oggi facciamo un altro video sulle tecniche di cucinato. Abbiamo magari, ecco, qualche ancora qualche mio agonista, stacanovista che deve allenarsi pure col caldo invece di rompere palle. Oh, colgo, non ce la faccio. Ancora si allena, quindi è una sessione d'allenamento. Ci sono pochi, oggi sono quattro, sono gli agonisti per ragazzi che combattono. Persone che combattono. Li sfruttiamo per spiegare un po' che cos'è fare i guanti e fare sparring e magari le differenze dello sparring. I guanti che cosa sono, ragazzi? Fare i guanti è una simulazione del match vero e proprio. Quindi quando due atleti, due pugili fanno i guanti, sono due pugili che si presuppone che andranno a combattere. Esatto, e che abbiano diciamo esperienza e padronanza dei propri esercizi tecnici e del proprio atleticismo. Perché durante una sessione dei guanti c'è sta che uno mette sotto pressione il compagno lo sparring partner, c'è sta che c'è scappa il colpo forte, quindi si presume che chi fa i guanti, diciamo, le visite mediche, cose importantissime, è in forma, sì, è in forma, l'abbia scureggiato la sera prima, si è preparato atleticamente, tatticamente e tecnicamente. Scuola di batte, siamo di scuola di botte. Adesso mettiamo anche il timer. Possiamo iniziare proprio con la tecnica base che ho preso ad esempio prima. Quindi uno di voi porta diretto il gancio, mettete in coppia, Marco diretto il gancio, sul gancio Jacopo passa sotto e passa sotto con spostamento, esce dal piano centrale. Perciò sparring condizionato, e mette montante al fegato.
Ok, quindi diretto destro, gancio sinistro Marco, passaggio sotto e montante. Esci con spostamento che mi hai fatto, via poco. Cade sto passando sotto il gancio, di uscire bene con lo spostamento. Andrea, prima è schivato, poi devi uscire. Diretto sinistro, gancio sul gancio, l'altro pugile del cambio, ora con l'altro, passa sotto e mette in montante ancora, classico colpo sotto. Cerca di uscire più, cercate di mettere una parte più, quindi uscite a montare, dai. Passiamo avanti, tanto lo sparring condizionato lo avete capito, appunto noi si dà una condizione a tutti e due pugili e quella la devono rispettare e devono ripetere quel movimento per la ripresa, va bene? Quindi andiamo avanti, passiamo allo sparring con handicap. Adesso io do un handicap a ciascuno dei due pugili, va bene? Per esempio, facciamo una cosa molto carina, un pugile, decidete un po' uguale, magari quelli che stanno da là e portano solo i diretti. Quindi un pugile porta soli diretti, l'altro pugile porta ganci e montanti. Questo cosa vuol dire? Cosa comporta? Che un pugile usando soli diretti è, diciamo, indirizzato ad avere uno stile pugilistico di distanza, di una lunga distanza, e tenere lontano l'avversario. Chi invece porta ganci e montanti, che sono due colpi dalla media e dalla corta distanza, è costretto a pressare il proprio compagno, andare a cercare la corta, la media distanza e non mollarla, perché è da lì che può lavorare, visto che i diretti non ce l'ha. Quindi uno solo diretti, l'altro solo ganci e montanti, altri e bassi pure volete. Ovviamente chi deve portare ganci e montanti deve schivare, deve passare sotto e andare a cercare. Allora, facciamo l'ultima ripresa con handicap. L'handicap è che uno attacca e l'altro difende. Magari facciamo 30-30, 30 secondi, 30 secondi. Va bene. 30 secondi attacca uno e per 30 secondi l'altro difende e basta. Come può difendere l'altro? Andando in giro per i ring e schivando. Va bene, non può attaccare. Si deve E bloccando. Bravo Cicalone, ovviamente. Bloccando. Quindi blocchi, schivate e movimenti di gambe. L'altro attacca con tutti i colpi, diretti, ganci e montanti. 30 secondi attacca uno e l'altro difende e basta. 30 secondi attacca l'altro e l'altro difende. Vado a cambio al timer. Thank you.
arriva già. Stanno mettendo il casco per stare tranquilli. Ragazzi, le protezioni si usano sempre tutte, mi raccomando. E adesso lo sparring è libero, quindi i ragazzi possono muoversi liberamente, ma prediligendo, perché stiamo parlando comunque di sparring, la tecnica e la velocità. Quindi i colpi non saranno forti e l'altro avrà modo quindi di provare i movimenti, di schivare, di azzardare cose che nella sessione di guanti magari uno non fa. Va bene? Facciamo partire il timer, adesso le riprese sono da 3 minuti con un minuto di recupero. Abbiamo tolto la corda di visione del ring, adesso si muove una coppia soltanto sul ring e gira. Bene? Abbiamo due categorie differenti, molto differenti, perché quello con la maglietta rossa è 75 kg, quello con la maglietta grigia è 64 kg, quindi abbiamo due categorie di peso di differenza, la 69 kg e poi la 75, due categorie di differenza. Uno è più lento e più potente, l'altro è più veloce e più corto e va accettato. Thank you.
Esci dall'angolo a tre. Difficile, bravo. In destra Andrea, non stai usando poco, dai. Bravo, via, da soli. Quello lì. Bravo Andrea. Quando vai sotto sul diretto, via, non tanto almeno il braccio, dai. Mi raccomando, sempre caschette e paradenti. Caschetto, paradenti e guanti da 16 once, proprio per evitare qualsiasi trauma continuo. Va bene? Push.
Allora, eccoci qua ragazzi, avete visto tutte le varianti, giusto? Sì, dai, abbiamo fatto appunto le varianti, le differenze tra guanti e sparring. Uno. Poi abbiamo visto anche la miscelazione tra categorie, c'era addirittura due categorie di differenza in alcuni sì, casi. Sì, è cioè, come un po' io e te, siamo tre categorie di differenza, esatto. Però un, e giorno, anche, un giorno magari una ricetta te la fa, fare. Che, ma perché non la fate? Perché non la fate? Un giorno la faremo questa ripresa. La faremo. Anzi ragazzi, se vi è piaciuto il tutorial scrivetecelo, perché così quando sarà a settembre ne faremo altri. Certo. Perché lui deve andare alla casa al lago. Io devo andare a... No, io non pesco. A me, anzi, la pesca non mi piace. Vabbè, vado, pescavo, mi vado a rilassare finalmente. Finalmente vado a rilassare. A tirare i sassi sulla superficie. Comunque, ricordiamo sempre a tutti. Instagram Gigalone Simone, il mio Instagram Alessandro Bologna Box. Così gli fate le domande. Io vi rispondo, rispondo a tutti quando posso, appena posso io rispondo a tutti. E ricordatevi la sera su Twitch, Gigalone Simone, poi vabbè trovate tutto sotto in descrizione. Mi raccomando, lasciate i commenti se vi è piaciuto, se qualcosa non è chiaro, se c'è altre domande, così almeno vi possiamo rispondere. Vi salutiamo a tutti. Grazie ciao. A tutti. Ciao ragazzi, ciao.